Nessun impegno del sindaco Francesco La Rosa e dell'intera giunta municipale sulla vicenda carenza idrica in Niscemi. La città è ormai senza guida. Lo dice il Partito Democratico, che accusa il primo cittadino di aver fatto poco o nulla sul problema che si trascina da anni. L'amministrazione comunale ha fatto poco o niente nei confronti di Caltacqua. L'unica azione che ha fatto è quella che ha nominato l'ufficio legale per azione per ribalta nei confronti di Caltacqua dietro specifica delibera del Consiglio Comunale. E comunque è poca cosa, perché l'amministrazione comunale dovrebbe fare azione più forte nei confronti di Caltacqua in nome e per conto della cittadinanza niscemese. Di Dio, ma perché a Niscemi c'è questa grave carenza idrica? E Caltacqua fa saltare i turni per la perdita nella condotta idrica che ci sono a Niscemi. Premesso che nel 2006, quando è stato affidato il contratto a Caltacqua, nel contratto pare che sia scritto che Caltacqua deve fare delle opere di consolidamento della rete idrica, di miglioramento per fornire l'acqua addirittura H24, cosa che a quanto risulta Caltacqua non ha fatto. La situazione che si è venuta a creare a Niscemi esaspera la popolazione. Dai rubinetti non lo sgorga acqua e ora, a maggior ragione, in piena estate, la vicenda diventa più problematica. I cittadini ci rivolgiamo spesse volte a questi fornitori cosiddetti privati che portano acqua anche non potabile e con costi di 1.000 litri di acqua ci vogliono 15-20 euro. È una vergogna, se mi si permette il termine. E l'amministrazione comunale fa poco o niente nei confronti, ripeto, di Caltacqua. Addirittura il sindaco qualche mese fa, con una dichiarazione disarmante e pilatesca, ha detto che ogni cittadino può fare causa nei confronti di Caltacqua. Il primo cittadino, ovvero il sindaco Varrosa, dimentica che lui deve rappresentare tutta la comunità. E queste azioni che lui sollecita di fare private le deve fare l'amministrazione comunale, che ha le forze e la capacità.